un piccolo capolavoro, una piccola grande burla, nel senso che i ragazzi del Politecnico hanno documentato e smascherato da dentro, raccontano i meccanismi attraverso i quali si costruisce o non si costruisce, una celebrità, una fama letteraria. Io mi sono fatto sponsor di questa di Mandalonda subito, credevo, ho capito subito che Mandalonda era bravissima, no? Perché poi voi se voi ci fate caso, adesso dico delle cose che sembrano buffe ma sono drammatiche, gli editori ogni tanto, cioè di Mandalone ce n'è pieno l'industria editoriale, ogni tanto gli editori ti chiamano, chiamano gli scrittori e gli dicono: noi abbiamo un nuovo autore che vogliamo lanciare, ci fai la fascetta? E tu gli dici: sì, ma datemi il libro, no? Cioè lo leggo e poi magari ci scrivo qualcosa. Ma no, magari ti mandiamo due pagine e poi e tu ci scrivi qualcosa, no? E tu gli dici: sì, ma come fai a fare la fascetta leggendo due pagine di un romanzo? No, ma non importa mica, l'importante è che ci sia il tuo nome, che tu dica: bellissimo, no? Allora, questa cosa qua, la madalonizzazione, è un fenomeno che esiste anche con gli scrittori veri, no? Perché conta molto di più la pubblicità sul libro che non il libro. No, c'è una, per cui tutti si deve essere disposti a dire che qualcosa è bello da subito. E poi soprattutto siamo in un'Italia in cui nessuno ha voglia di imparare, però se ti chiedono qualcosa tu devi sempre far finta di saperlo. E la cosa interessante è che quando questo avviene, voi provateci da questo momento in poi, perché questa è la madalonizzazione del mondo, è un fenomeno, non c'entra soltanto con questo caso. Se voi fate delle cose del genere, voi avrete davanti una persona che annuisce. Dice: certo, Gramsci diceva, ho fame, no? È come tutti sanno, infatti si dice, no? Lo sa anche chi lo dice, madalonizza l'altro, come tutti sanno, e poi fanno delle citazioni difficilissime, no? Ma tutti sanno chi? E però gli altri, siccome tu gli hai detto come tutti sanno, dicono: sì, certo, no? Anche io sapevo che Heidegger diceva la cosa vera che magari diceva. Forse dovremmo dire, in qualche caso, da un lato far coincidere le due cose, no? Che se noi non lo sappiamo, se noi non conosciamo Madalon, lo diciamo, noi non conosciamo Madalon. E poi che ci venga la curiosità a qualcuno di conoscere qualcun altro, perché l'atteggiamento più tipico è quello di far finta di sapere, per non fare la figura di merda che non sai, e però di non avere nessuna interesse a conoscere. Ecco, secondo me la madalonizzazione è un fenomeno che ci sta pervadendo tutti, forse proprio da questi luoghi, dal mondo dei libri, dagli scrittori, da gente con la telecamera. Forse bisognerebbe dire: quando noi non sappiamo le cose, non lo sappiamo, e dopo che abbiamo detto non lo sappiamo, cercare di saperlo. Grazie, buona giornata. Ciao.